Eugenio Sartorelli in collegamento con noi. Buongiorno Eugenio, investimentivincenti.it. Buongiorno Giacomo, direi il caffè sale è perché i combattenti hanno bisogno di quello per stare svegli. Non mi viene altra motivazione, perché se non sale il caffè? Non è che la Russia produce il caffè, no? Magari qualche situazione, no, relativa al meteo in Brasile, insomma, qualcosa del genere. Certo. No, è interessante lo zucchero che sale, perché con lo zucchero si ottiene l'etanolo, e quindi in questo periodo, insomma, si tratta anche di ottenere quello che si può anche con metodi, non dico alternativi, ma insomma è comunque calda la pista da questo punto di vista. Scusate il gioco di parole. Eugenio, se ti dico più 30%, tu che cosa capisci? È l'indice dei prezzi alla produzione in Europa. Io pensavo che fosse un tuo investimento. Allora direi che stai guadagnando se sei long, stai perdendo se sei short. Esatto. Spero tu non sia leva se sei short, ecco. No, non sono short, non sono leva, questo è il tasso di disoccupazione, eccolo qua, area euro, abbiamo aggiornato il massimo storico, insomma, della variazione dei prezzi alla produzione, sì. 30,6 e il mercato si aspettava 26,7, arrivavamo da 26,3, insomma, abbiamo superato anche la cifra tonda. Vabbè, facciamo finta di essere tre settimane fa, così la Lagarde mantiene il posto perché dice, tanto è sotto controllo l'inflazione. Certo. Ricordatevi che i prezzi alla produzione vuol dire che, ma mal che vada, un quarto, che fa circa quasi il 7,5%, devono arrivare, è più probabile che arrivano al consumatore, che il dato sull'inflazione di ieri è stato del 5,8, quello non core. Quello core è stato 2,7 e la Lagarde festeggia, e il loro obiettivo è 2, pensa un po', sono 2,7 quella core. Qui c'è sempre la solita miopia dei dati, e si dimentica che comunque i beni legati al food e a tutto ciò che è carburante sono mesi che sono alti, al di là della questione ucraina, e purtroppo ce la teniamo l'inflazione. Adesso vediamo cosa fa, perché ci sarà nuova espansione monetaria. Quindi l'inflazione sicuramente non verrà combattuta, l'inflazione ce la teniamo, probabilmente aumenterà per qualche mese, non credo per molto, mia ipotesi, cioè credo che in Ucraina le cose si stabilizzeranno velocemente, ripeto, è una mia ipotesi assolutamente, non ho motivazioni per dirlo, lo dico solo sulla base di un po' di storia, sì, di geopolitica, tutto qua. E sorrido quando sento voi minaccia atomica e Putin un pazzo. Io, secondo me, sono tutte fandonie. Lì c'è un abile giocatore a scacchi che usa anche la propaganda per la sua partita a scacchi, e penso che non ne uscirà perdente da questa partita a scacchi, soprattutto se durerà poco. Quindi vedremo. Quindi, se dura poco, come io credo, l'inflazione, tutto sommato, poi al di là di questa infiammata, poi rientrerà. Rientrerà nel senso che rimarrà elevata, ma non avrà queste impennate, quindi ricordo, siamo al 5,8 dato di ieri del tasso di inflazione, ma con una pressione della produzione a oltre il 30, questo 5,8 vuol dire che è più facile che vada dal 7 all'8 la prossima volta, e sono dolori per le famiglie, al di là delle aziende, perché i prezzi della produzione del 30% vuol dire che ci sono aziende che o aumentano i listini o producono in perdita o riducono la produzione o chiudono momentaneamente o chiudono proprio definitivamente, cioè, detto in altri termini, rallentamento economico. E quindi la BCE che deve fare? Interverrà. BCE che pubblicherà i verbali, insomma, ore di pranzo alle 13.30, giornate ricche sul fronte delle banche centrali, perché ieri la banca canadese ha alzato i tassi più 0,50. Powell ha detto 0,50 no, 0,25 sì, praticamente ha fatto già la conferenza stampa ieri, quella che poi sarà per il mese di marzo, insomma il conflitto Russia-Ucraina, tu dici Eugenio, se durerà poco vincerà la partita a scacchi, la vincerà Putin, secondo me è già durata più di quanto lui se lo aspettasse. Sì, ma allora secondo me da buon giocatore di scacchi, scusate, da abile stratega, perché sei lì da tanti anni, non è che un pazzo rimane su tanti anni, vuol dire che ha delle capacità,
e comunque anche dei collaboratori, ha messo il peggior scenario e il miglior scenario. Secondo me sono in un scenario intermedio. Quello migliore è che si dimetteva subito il governo, quello peggiore è che il governo ancora non si dimetta. Cioè lui puntava o che si dimettesse il governo o che qualche generale fedele ucraino, però più filo russo, facesse un colpo di Stato. Secondo me è solo questione di tempo, è una mia ipotesi. Appena questo governo viene sostituito o si dimette, perché così si possono fare delle trattative, si faranno delle trattative importanti e diventerà un'altra Bielorussia, l'Ucraina, cioè uno Stato sovrano ma a protettorato russo. Non ha le forze per tenere in scacco 40 milioni di abitanti. Togliamo pure i 5-6 milioni di abitanti che se ne possono andare dall'Ucraina. Non ha le forze, costa troppo tenere sotto scacco un'intera nazione, costa troppo. Ci sono già, la sa benissimo la lezione dell'Afghanistan. La sa benissimo, anche se il territorio è diverso, sono situazioni diverse. La caduta dell'URSS dell'89 fu anche figlia del fallimento, non solo, fu anche figlia del fallimento in Afghanistan, della pervicacia con cui continuavano a insistere sull'Afghanistan e a beccarsi migliaia di morti ogni mese. Beh sì, ma siamo d'accordo, nel senso che nel momento in cui Non è sostenibile. dovesse vincere, insomma, l'invasione si dovesse completare, l'Ucraina rimarrebbe, non concederebbe di sicuro elezioni democratiche e libertà Oh, totale al certo. paese, ci metterebbe diciamo, un suo fedele e diventerebbe sì una sorta di Bielorussia 2. Non credo che Esatto. nessuno Quello è lo tenga. scenario. Sì. Non credo che nessuno abbia il timore che si torni alla vecchia Unione Sovietica. Ti dico, secondo me la Russia non fa nulla per farci pensare in maniera diversa che alcune cose sono rimaste uguali. Esempio, i telegiornali russi non parlano di guerra, non parlano di invasione, parlano di denazificazione, non parlano di vittime e c'è una sorta di diciamo, silenzio su questo fronte, che è esattamente il silenzio che ci fu per Chernobyl. Tu eri un po' più Ma non adulto di c'era me, internet. non c'era internet, però se non fosse stato per gli svedesi che dicevano: scusate, qui l'aria frigge, non siamo noi, non è che lì a Chernobyl avete qualcosa da dirci, i russi l'avrebbero detto probabilmente dopo 2 settimane, 4 giorni abbiamo dovuto aspettare per avere la notizia di Chernobyl. Quindi Sì. diciamo che un approccio sovietico è rimasto Vabbè, sì. sul modo di muoversi a livello comunicativo. D'altra parte, proprio a livello comunicativo, non so come la vedi tu, ma c'è l'Ucraina che si muove, sembra agevolmente, Zelensky, con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, la Russia sceglie semplicemente di non comunicare. Sì, no, beh, poi grazie al fatto appunto che esistono i satelliti e quindi quelli non li possono abbattere i russi, esiste internet via satellitare e Musk ha messo a disposizione tutta la sua rete di satelliti in modo che tutto può circolare, le informazioni circolano e i telegiornali occidentali possono, i vari giornalisti occidentali possono comunicare con di tutto quello che vedono, comunicarlo a noi, ma anche gli stessi russi non è che riescono a bloccare completamente internet nel momento in cui tu puoi comunque avere notizie via satellite e quindi anche i russi o quelli più volenterosi si possono informare e quindi quanto più durerà questa occupazione e tanto più morti procurerà anche dal punto di vista russo e tanto più l'opinione pubblica che esiste, che esisteva anche durante la guerra in Afghanistan, l'abbiamo saputo dopo, cioè le madri che protestavano Certo. perché gli arrivavano le bare ogni mese, erano migliaia di ragazzi, centinaia di ragazzi che morivano russi. E le madri, dopo un po', dopo 50.000 morti, hanno incominciato, anche se c'era ancora Brezhnev, insomma, andare un po' in escandescenza, giustamente. E quindi c'è un'opinione pubblica e che si può informare. Per cui per questo credo che durerà. È uno degli effetti positivi di internet. L'effetto positivo di internet è che facendo circolare l'informazione, compreso quelle false anche, può anche abbreviare questi conflitti, perché non puoi mascherare certe operazioni, Sicuro. non le puoi mascherare completamente. E il mercato in tutto questo come lo stai osservando? Insomma, tutto sommato possiamo ancora dire, come settimana scorsa, che
sta reggendo, insomma, l'onda d'urto di questo acceleratore, no? Lo continuo a dire, eravamo in una situazione con le politiche monetarie, con il Covid, l'inflazione, l'aumento delle materie prime, e adesso c'è anche un conflitto che inevitabilmente va a spingere verso l'alto, verso il basso determinati asset. Il mercato regge come 7 giorni fa? Sì, beh, intanto vediamo, faccio vedere qualche grafico, metto in Vai. Il condivisione lo schermo. Quello primo che avevo preparato è il CRB index, qua in basso a CRB index. sinistra, e il dollar index. E questi sono dolori, perché il CRB index è fuori controllo, sta andando su massimi, non so di quanti anni, non me lo ricordo neanche io, Non dovrei vediamo ancora, andare. la condivisione però, Eugenio. Ah, ok, allora forse non l'ho messo. No, io sono in condivisione. Sei in condivisione? Tolgo la videocamera che magari potrebbe essere quello che crea problemi. Proviamo, Proviamoci, proviamoci, perché se c'è comunque. qualcosa che con Eugenio non manca mai sono appunto i grafici che ci prepara. Non so No, se. c'è qualche problema Allora tecnico, riprovo, dai. evidentemente. Tolgo e rimetto. Tolgo e rimetto. Termino condivisione e Spegni e adesso. riaccendi, tipo. Ah, Che poi. effettivamente c'è un problema perché non mi riesce a far uscire dalla condivisione, quindi va a sapere, c'è un problema con Skype, perdonatemi, allora ve lo descrivo. Cioè, Capita. il CRB index è negli ultimi 2 giorni è decollato, era Torna a già questo forte. punto, ti interrompo per l'ultima volta, perdonami. Torna a questo punto con la Ah, telecamera, giusto, così ti certo, vediamo. esattamente. Allora, è passato il CRB index da 2,70 al massimo di ieri 2,90 in 2 giorni, che è tantissimo. Intanto il dollaro index sale e il trend rialzista è accelerato nelle ultime 2 settimane. Cosa vuol dire? Vuol dire che per tutta l'Europa sono costi in più. Vuol dire che per tutta l'Europa quel dato di oggi è figlio del 30% di inflazione industriale, è figlio anche di questi costi di materie prime che tra l'altro aumenteranno perché quel dato di gennaio o Sì, febbraio, sì, no, sì. gennaio dovrebbe essere. Quindi con questo rialzo del CRB index amplificato dal dollar index è una mazzata per l'economia europea che rallenterà per forza, non ci sono alternative e quindi ci sarà un intervento della Banca Centrale. Detto questo, quando è che è iniziato il conflitto? È iniziato il 24. 24. Tra l'altro, per chi ama i numeri di Gann, lui è un grande numerologo. Il 24 dicembre del 79 iniziò l'invasione dell'Afghanistan. 24 sempre. Questo per chi ama i numeri, perché io non credo tantissimo nella potenza dei numeri, ma c'è chi invece crede che tutto è scritto nei numeri. La cabalistica si basa esattamente su questo. Però detto questo, il 24 l'S&P ha fatto il minimo e da lì ha recuperato. Cioè è uscita la notizia e da lì ha solo recuperato. Solo recuperato. L'Europa invece, che è più vicina al conflitto, ha fatto un minimo inferiore all'1, però considerando che il conflitto è scoppiato il 24, in questo momento stiamo praticamente poco sopra i livelli del 24 di febbraio per l'Eurostoxx. Quindi, secondo me, vista la gravità di quello che sta accadendo, mi sembra, dal punto di vista dell'America, la solita reazione che c'è stata in tutte le volte, compreso quello che accade in Crimea e compreso tutte le volte che ci sono stati attentati, che non è la stessa cosa, ma l'attentato comunque poi provoca delle reazioni e quindi anche situazioni belliche che possono peggiorare in Africa piuttosto che in Medio Oriente, tutte le volte il mercato, magari all'inizio ha perso qualcosina e poi ha recuperato. Parlo del mercato americano, non una, tutte le volte, tranne l'11 settembre. E così sta andando anche questa volta. Cioè c'è una rete di sicurezza di banche, hedge fund, sistema finanziario sul dollaro che dice ti impedisco di guadagnare. E chi potrebbe guadagnare? Chi aveva già l'informazione? E chi aveva già l'informazione? Beh, probabilmente aveva l'informazione sicuramente molti gerarchi russi o amici dei gerarchi russi. E quindi il governo americano, cioè il sistema americano dice io ti impedisco di guadagnare su questa informazione. Il mercato non crollerà, te lo tengo su io in qualsiasi modo. E questo ogni volta, ogni attentato e anche sulla questione della Crimea è avvenuto. E secondo me così co continuerà, almeno per il mercato americano. Verrà continuamente sempre sostenuto. Poi per me sarà buy, e io lo dico per i miei soldi, quindi lo dico assumendomi la responsabilità per me stesso, ovviamente non dico fate. Sì. Per me il segnale buy è quando cade il governo ucraino. Basta.
O quando fanno, o comunque quando cambia quel governo, che a quel punto un nuovo governo non democratico andrà a patti con la Russia, e secondo me tutto piano, grosso modo, tenderà a una tranquillizzazione. Quello per me sarà un segnale buy, perché lo associo poi anche alla nuova liquidità immessa dalle banche centrali. Le due cose, cioè situazione più chiara in Ucraina, nuova liquidità immessa dalle banche centrali, soprattutto quella europea, per me è un segnale buy. Poi chiaramente ci metto anche uno stop loss. E aggiungo anche sul crude oil, anticipo, perché tu sicuramente avresti chiesto sul Eh crude sì, oil, sarei il crude oil è fuori arrivato lì, controllo. esatto, sarei Il arrivato lì. crude oil, ricordiamoci che i massimi del crude oil, adesso non me li ricordo più neanche io, vado a prendere un grafico più di lungo periodo, che ce l'ho pronto, i massimi, intanto siamo intorno ai massimi, proprio quelli precedenti del 2011, siamo intorno a quei massimi lì, ma Centocinquanta. i massimi precedenti sono il 2008, esattamente, che sono circa 150. Io vi dico, ripeto, io cosa sto facendo? Secondo me non sono prezzi sostenibili, a meno che non ci sia un allargamento del conflitto. Io da 100 dollari in su, ogni 10 dollari mi metto short. Non a leva, però, lo faccio con l'ETF short. Secondo me non è sostenibile a lungo. Anzi, una parte della liquidità che immetterà ancora l'Europa sarà tutta a favore di energie alternative e di trovare accumulatori di alto livello, di investire negli accumulatori, perché il grosso problema delle energie alternative è che non puoi accumularle, cioè la produci, ma di notte il sole non ce l'hai. Se la potessi stoccare in maniera efficiente, invece di notte ce l'hai. Ecco. Sempre di più siamo in quella direzione. Ci saranno stanziamenti enormi. Quindi vi sto anche dicendo, secondo me, dov'è il buy? Il buy non è solo le aziende, come le aziende militari, dove ovviamente abbiamo visto Finmeccanica e Leonardo dove sta andando, perché chiaramente ci sarà un incremento degli investimenti, ma ci sarà, secondo me, un enorme incremento sulle energie pulite. Enorme, ci cioè arriveranno proprio fondi, soldi a fondo perduto, proprio per la questione che, cioè, cosa vai? Ti togli dal gas russo e vai ostaggio del petrolio del Medio Oriente? Perché è proprio una zona stabile, sappiamo, il Medio Oriente, no? Cioè passi, cioè, è chiaro, no? È facile. Va Di Maio a fare gli accordi con l'Algeria, notoriamente governo stabilissimo, Sì, che certo. non è instabile, eh? Tra quelli che ci sono là è un po' quelli un po' meno instabili, ma è instabile. Cioè questi in sordina hanno una guerra con gli integralisti non da 10 anni, non da 20 anni, da 30 anni, se non di più, hanno degli integralisti, un sistema integralista interno con cui stanno guerrigliando. Quindi, per cortesia, non è andando in bocca al petrolio che è la soluzione. È una soluzione momentanea, quindi arriveranno enormi investimenti, enormi, su tutto ciò che sono produzioni alternative. Tu Ovviamente dici, enormi arriveranno. due domande, dici mi metto long quando cade il governo dell'Ucraina, ok? E se Putin dovesse andare a prendersi pure la Moldavia? Punto di No, domanda. non, certo, io non so, non sono nella testa di Putin, Nessuno lo però è. nei miei studi che ho fatto di geopolitica e di geoeconomia, cioè sarebbe un errore madornale, adesso io non so niente, nulla per dirlo, però credo che già essersi preso un nuovo stato vassallo da Sì. mettere nella sua collezione, lui ovviamente punta sempre a farlo, cioè la famosa frase "Right or wrong, my country" di Churchill, ecco, cioè tu non devi pensare che un politico faccia la cosa giusta, lui fa la cosa che ritiene giusta per la sua nazione e che può essere negativa per un'altra nazione, eh? Cioè, questo dobbiamo fissarci, non c'è il Dio sopra le nazioni che dice tu fai giusto, tu fai lo sbagliato, no, ogni governante, vedi l'India, cioè ma chi se l'aspettava che l'India, la Astenuta. prima democrazia, astenuta l'India. Perché l'India? Chi è che gli fornisce il principale armamento all'India? Errore degli Stati Uniti. È la Russia. La Russia è il primo fornitore di armi dell'India. La Russia. E quindi per il momento si sono comprati l'astensione dell'India. Ma chi se l'aspettava questa cosa qui? Quindi il presidente indiano, il governo indiano, right or wrong, my country. Questo è. Quindi non ragioniamo. Quando tu devi ragionare sulla geopolitica o nella storia, lascia da parte l'etica. Devi vedere cosa è più opportuno per una nazione e cosa è più opportuno per un'altra. Ecco, per le nazioni europee che non sono pronte ad ospitare
4, 5, 10 milioni di profughi, la cosa migliore è che si trovi un accordo, anche per le nazioni europee, e non ho nominato gli Stati Uniti, che si trovi un accordo e velocemente. E il fatto che vengano lasciati passare i profughi, perché i russi se vogliono li bloccano tutti i profughi, basta mettere delle truppe lì al confine, è un'altra arma che sta usando Putin nella sua scacchiera. È un modo per dire all'Europa, guarda che te ne mando 10 milioni, eh? Sei pronto per ospitarne 10 milioni? Sì, bene, te ne mando 20 milioni. Sei pronto? Ecco, fa parte della strategia del gioco a scacchi di Putin. Ancora qualche minuto perché in tutto questo contesto di strategia, operatività, geopolitica, ero curioso di vedere il rublo a che Ah, punto certo. è. No, Vabbè, dai, fuori volevo sapere controllo. cosa, che cosa mi dicevi del Bitcoin. Ok, dollaro rublo più 2-3%, 104, 104,7. Bitcoin che oggi lo vedo ancora sui 44? È un po' Sì, che non lo guardo. oggi non so come mai, sta 43 meno 1 e leggermente 2. 43, io ce l'ho 43 e 4 circa, però Sì, 43 e 4, sì, sì, sì. esatto. Però è in leggera correzione e onestamente non riesco bene a capire questa correzione, ma è leggera comunque. Ricordiamoci che il rialzo del Bitcoin, non delle cripto, perché il Bitcoin tra le principali cripto è quella che sta salendo di più. E lo sta facendo non Sì. perché vogliono aggirare il sistema Swift, non è aggirabile col Bitcoin. Il Bitcoin è tracciabile, ti becco, non è quello il modo. È il Il libro Bitcoin, mastro, è la blockchain. esatto, riesci a beccare da che regione, tu non sai di chi è, ma sai da dove arriva e lo puoi bloccare a quel punto. Dici, beh, no, guarda, tutti i Bitcoin che arrivano da quella regione, io non te li accetto. Te li controllo, comunque te li tasso, te li blocco e così via. E perché? È perché guarda, c'è la blockchain che ti dimostra che sono passati da qua, sono passati dalla Russia, sono passati dalla Bielorussia, ecco, te li blocco e in questo modo lo possono fare. Invece sta salendo perché inflazione in Russia, inflazione in Bielorussia, inflazione in Ucraina. Non è solo anche gli ucraini. Cioè un ucraino, un modo che ha per difendersi, perché la guerra non c'è in tutte le città dell'Ucraina, o comunque ci sono cittadini che se ne vanno, un modo veloce per trasferire i valori. Non è comprare oro e portarselo dietro, è comprare Bitcoin e tenerlo in un wallet. Questo è un modo rapido perché i rubli non si svalutano, il tuo capitale in rubli non si svalutano, è tutta la liquidità che hai, fai con due clic, passi dal tuo conto corrente in rubli, tu russo, ai tuoi soldi al tuo conto exchange, su Vattelapesca Exchange, un exchange russo, e ti compri Bitcoin. Ho bloccato l'inflazione, che in questo momento è fuori controllo in Russia. Eh sì. Basta, quello sta accadendo. Quindi, se veramente le aziende russe avessero stavano utilizzando Bitcoin, starebbero, stessero utilizzando il Bitcoin, scusate l'italiano, sbagliato, non sarebbe 44.000, perché le aziende ne assorbirebbero centinaia di milioni, qualche miliardo, starebbe a 60.000, a 70.000. Lo sanno benissimo che lo possono fare solo con piccole quantità. Comunque la conferma di questo è che sono aumentati i wallet dei Bitcoin, primo, sono aumentati i wallet, secondo, i wallet che c'erano già, un certo numero, sono aumentati la percentuale di wallet che stanno aumentando il carico, cioè che hanno più Bitcoin dentro. È il fenomeno questo qua, i cittadini che si stanno difendendo. Anche la Banca Centrale Russa vuole difendersi dall'iperinflazione, stampare moneta, si parla anche di questa cosa Non è qui, a qua. quel punto però i rubli carta straccia? Allora, intanto forse non so se c'è online, comunque ho parlato, probabilmente c'era qualche parte. Guardate che la banca russa Sì. si era già attrezzata, aveva già fatto dei test per fare a rublo il cripto rublo, per Il poterlo. criptorublo. Sì, assolutamente, sono già pronti, probabilmente lo faranno. Cosa che serve? Non è che blocca l'inflazione, ma se tu vuoi trasferire, tra virgolette, ricchezza, valore al cittadino velocemente, glielo mandi online, no? Sì. Fai una criptomoneta, via, molto più veloce, molto più rapido, molto più tracciabile. Che dici? Perché tu puoi dire, allora stampi i rubli e glieli mandi sui conti correnti, ma è molto meno tracciabile così. Perché finita la guerra, poi te li tolgo via, te li do finché ne hai bisogno e poi te li ritolgo. Comunque avevano già fatto dei test a gennaio, credo, tra le principali, utilizzando anche le principali banche russe, per dei test per una blockchain interna, ma ricordiamoci che è una blockchain interna, non è decentralizzata, non è una vera blockchain, però hanno
era già in funzione anche di questa cosa e probabilmente lo faranno. Ed è un'altra conferma che la blockchain ha un sacco di utilità. Può servire la blockchain a quelli che si vogliono difendere dall'inflazione per controbatterla e al governo per utilizzare la blockchain per affrontare una situazione di guerra in cui si è cacciata la Russia e la Bielorussia. Grazie a Eugenio Sartorelli, seguitelo su investimentivincenti.it. Ci sentiamo la prossima volta, Eugenio. Buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.